No, questo è, lì c'è un drago e lì c'è un tipo. Prenditi questi. Ti colpisco. Ah, è morto. Ok, questo è morto. Lì c'è un forziere. Solo che c'è l'acqua lì. C'è l'acqua, come faccio a prendere il forziere? Lì possiamo romperlo, credo. Ah, ok, dovevo romperlo per liberare l'acqua. No, devo togliere l'ascia. Ok. Pam. Preso e ucciso. Tale padre, tale figlio. Acciaio, squama. Ok, perfetto. Va bene, va bene. Ho liberato la strada. Qua ci possiamo passare. O venivo da lì. Aspetta, io venivo da qua. Sì. Lì ci possiamo passare. E possiamo andare di qua. Di qua però la porta è chiusa. È chiusa la porta. Quindi dobbiamo andare per forza dall'altra parte. Ok, perfetto. Ragioniamo, siamo vigili. No! Cosa stai facendo? No, non me la tirare! Me l'ha tirato! Ok, ora posso colpirlo. Perfetto. Posso ucciderlo più che altro. Vai, muori. No, ghiaccio no. Dov'è? Ah, era in alto. Ok, l'ho colpito. Ce n'è un altro? No, penso di no. Penso che erano in due. Uno grosso e uno piccolino che spara da lontano. Qua non ci possiamo andare. Dobbiamo attivare il passaggio dall'altra parte. Di qua possiamo andare. Un po' di qua, poi di là. Andiamo sopra. Ok. Ah, dobbiamo saltare di qua. Ok, passiamo di là. Apri questo forziere. Acciaio e squama. Ora possiamo attivare il passaggio. Ok, no, io non voglio scendere perché ogni volta ti metti a scendere. Volevo solo attivarlo. Ah, qua possiamo andare? Ah, è un giro unico. Ah, ok. Vabbè, prendo questo. Grazie, persona morta. E va bene, dai. Stiamo proseguendo. Allora, passiamo di qua. Eccolo qui. Distruggi gli altari che legano Regin. Ti è venuto per attivare il favore. Ci sono vari modi per scoprirlo, ma sono piuttosto complicati. Non ha molta importanza. No! Dobbiamo liberarlo. Anche se... Allora, un minore e maggiore. Una P e una T. Una croce, una T, non so. Andiamo di qua. Ok. No, Tazzelun no. Le avevo sconfitti, perché ci sono ancora? No. No, tu non devi proprio farlo questa cosa. Tu sei morto. Il Tazzelum. Anche.
Ok. Ancora. No, devo colpire da lontano. Che devo colpire da vicino mi fa male. Devo starci lontano. No, no, no. Atreus, colpiscilo. Atreus. Atreus, colpiscilo. Ok, perfetto. Tu in alto muori. Lettere C, N, R anche qua. Incredibile. Quanto è lunga questa zona qua? Qua c'è un sigillo, è minore ma è d'ora da distruggere. Ok. Dovrebbe collaborare di più, dato che cerchiamo di liberarlo. Esatto, dovrebbe essere un po' più tranquillo. Invece no, ci... ci vuole ammazzare il drago, anche se lo dobbiamo liberare. Io passerei di qua per prima cosa. No, tu devi morire. Devo colpirlo sotto. Ok, perfetto. Ok, qua c'è la T, l'altro sigillo. Perfetto. Ti piace liberarli? Beh, sì, sembra ancora la cosa giusta da fare. Ok. Qui c'era la T, due sigilli abbiamo trovato, ci manca il terzo. Ci manca il terzo, ci manca la chiave. Questa porta non so dove porti. Ah, era dall'altra parte, ok. Ho liberato il passaggio. Va bene. Andiamo qua sopra. Ah, qua non ci posso andare. Quindi era per scendere. Ma scendere posso scendere anche di qua? No, non è vero. Si scende solo di qua. Quindi questo è per scendere. Per salire come faccio? È al ritorno che devo salire, quindi... Ah, la C è qua... La N è qua dietro. La N è qua dietro. Come faccio a tirarla giù la N? Allora, serve quello. Devo... Devo usare questo. Ok, la C era lì. L'N è qua. Quindi l'N magari ci tiriamo addosso questo. Ci tiriamo addosso questo. Non funziona. Se mira un buco. Ah, ok. Quindi la C. E l'altra sala sopra. Ah, l'ho già fatta esplodere. Ah, l'ho già accesa l'altra. Cioè, colpita. Qua sopra non so come si vada. Però ho aperto la porta, quindi va bene. Io stavo per chiedere il vostro aiuto perché non sapevo come aprire la porta. Evidentemente ce l'abbiamo fatta. Un altro pezzo di vita che non si sa mai. No, i tazzellum no, ti prego, che vanno sottoterra quelli lì. La sta mangiando. La sta facendo, più che altro. Ok. No, tazzellum. Tazzellum o tazzellum, comunque uno. No. Ok, questo posto è maledetto perché non è possibile che troviamo nemici così. Allora, te... No, quello devo colpirlo io. Ok, lì c'è la porta, lì c'è un altro passaggio, ma secondo me è il ritorno quello. Quello è il ritorno. Dobbiamo andare di qua.
Vediamo se riusciamo a liberare il drago, che dovrebbe essere un achievement. Qui, ok. Ok. Dobbiamo andare di qua. E siamo dall'altra parte adesso. Questo mi alleggia. Ho Ragazzo. Signor Sid. sentito un corvo. Mi è sembrato di sentire un corvo. Cosa diceva? Regin di Konulgard. Così come Otre di Vedugard, Regin è stato reclutato come capo sentinella di Konulgard. Sebbene fatichi spesso a rispettare i suoi vincoli, egli va molto fiero del suo incarico. Il suo soffio tonante, nonostante sia molto pericoloso, è solo il suo modo di manifestare questo orgoglio. Tuttavia, fare attenzione. Durante la manutenzione settimanale degli altari del drago, Regin tenterà di usare il suo soffio su di voi. Non intende attaccarvi, è solo il suo impudente modo di passare il tempo. Ma assicuratevi di non restare a lungo nell'area o morirete. Le voci sul fatto che la presenza di Regin attiri gli elfi scuri di Alfheim sono infondate. Se Re Mottognir ci proteggerà tutti dalle bestie, come ha fatto più e più volte. Bah, non ci credo affatto. Eh beh, oh, qui dobbiamo agire di conseguenza. Forse la chiave è. Questa è un'altra pezza di furia. Qui forse la chiave è dentro al sigillo del drago. Ti seguo a ruota. No, i Tazzelu no. Ho detto no. No, gli elfi scuri, ha detto che non c'erano gli elfi scuri. Ha detto che non c'erano gli elfi scuri. Questo cos'è? Vuoi morire una buona volta? E non muore, non muore. Ok, il terzo altare è qua. Ok, è morto, è morto, è morto. A posto. Vita completata. No, non mi colpire, drago. Ti sto liberando, non mi devi colpire. Drago no, eh. Drago. Ah, la pietra e la chiave e l'altare da distruggere sono vicini. Nello stesso punto. Ok, distruggiamo l'altare. No, non mi colpire. Oh, è morto. Si è liberato. Ritorna all'ancora. È un attimo che prendo questa chiave. Entra nella cofratta di Miltoniero. Ti butto il teva per attivare il favore. Circolano molte leggende sulla Dvendaltic. Un numero decisamente alto, il che rende difficile accertare la verità su questa armatura. L'unico particolare ricorrente è la sua capacità di fornire una protezione straordinaria. Una caratteristica utile per un re impopolare, non c'è che dire. E una terra straziata è tutto ciò che resta di lui. Ecco che succede a fidarsi delle leggende. Ok. Di te stesso, dei tuoi occhi, del tuo istinto. Credere a una leggenda è un azzardo e spesso si perde. Se lo dici tu. Va bene, capito. Apriamo questo? Apriamo questo. Lascia un corvo.
Apilo? Achievement adesso, 3 draghi liberati e 3 achievement. Ok, ti ho liberato, fai il bravo. Buona fortuna. Squame del... ecco, c'è nel sito il trofeo guadagnato. Trofeo d'argento, proprietà elevata di attivare un vantaggio che conferisce un breve aumento di forza e vita bonus quando la vita di Kratos è a livelli critici. Squama del possente, ma dove vai equipaggiato? Il fuoco di regen, favore completato. Ok, là c'è un corvo, l'ho visto. Devo tirare un po' più in alto. Preso. Regen, Regen fu catturato da Renano e costretto a servire come sentinella di Conrad. Non sta facendo un buon lavoro, ci sono mostri dappertutto. È quello che succede quando costringi un drago a fare la guardia contro il suo volere. Il Renano avrà avuto altri motivi per catturare questi draghi. Beh, li abbiamo tutti e tre liberati, quindi a posto. A parte quello di Baldur, che dovrebbe essere un altro drago, ma quello non credo si possa liberare. E forse l'abbiamo ucciso, quindi non lo so. Passiamo di qua, quindi. Dobbiamo scendere di qua. Ok, dobbiamo passare dall'altra parte. No, non di qua però, dall'altra parte. No, di qua si sale. Di qua si sale, non si va fuori. Mi sono perso. No, di qua per forza. E di qua. Ok. Perfetto. Passiamo di qua. E apriamo questo. Passa? Passa. Ok, non passava. E andiamo di qua. Qui non c'è niente da prendere. Apriamo questo. Terza chiave.